ragazzi e ciao ragazzi, ma soprattutto ragazze, perché in questo video, se avete letto il titolo, ovviamente sì, andrò a parlare di quello che è stato il mio parto. Io ho partorito il 24 gennaio 2019, quindi 10 mesi fa quasi, e niente, quindi racconterò quella che è stata la mia esperienza. Premessa, con questo video voglio dare il via, diciamo così, a una serie di video a tematica famiglia, bambino, mamma, vita da mamma, eccetera. Per comunque condividere quella che è stata la mia esperienza, se posso, lì dove posso dare dei consigli, ovviamente su quello che ho vissuto. E niente, quindi appunto iniziamo. Allora, come dicevo, ho partorito il 24 gennaio del 2019 alle 20:31. Prima di ciò bisogna capire come ci siamo arrivati a questo. Praticamente, sì, c'ho il sottofondo. Praticamente già dal 21 gennaio, ci siamo recati in ospedale perché mi si era alzata tantissimo la pressione, e voi sapete che durante appunto la gravidanza la pressione va monitorata, soprattutto nell'ultima parte. La pressione era schizzata praticamente alle stelle e quindi sono andata a farmi questo controllo. Da questo controllo è emerso che comunque poi la pressione è rientrata, tutto a posto, non c'era niente di... non era scattata, diciamo, l'emergenza, ma che cosa è successo? Che comunque avevano visto che c'erano delle piccole contrazioncine, siamo al 21 gennaio, c'erano delle piccolissime contrazioncine che stavano iniziando, diciamo, a smuovere la situazione. Vabbè, sono tornata a casa e sono passati altri due giorni, un giorno e mezzo, perché la notte del 22, quindi tra il 22 e il 23, ho iniziato a sentire dei dolori fortissimi, tipo ciclo. Tutti dicono, le contrazioni, sentirete i dolori come quelli del ciclo, però non muovetevi finché non diventano forti di qua e di là. Vabbè, sentivo questi dolori, e io ferma nel letto, tranquilla, zitta, dico, vabbè, qua andiamo avanti, dicono di stare buoni, siamo buoni. Più o meno erano le 4 di notte. A un certo punto, verso le 5, mi alzo per andare a fare la pipì e vedo il sangue, delle perdite di sangue. Quindi dico, vabbè, noi avevamo fatto il corso preparto, ci avevano detto, se si rompono le acque, tranquilli, avete del tempo per arrivare in ospedale. Se avete le contrazioni, tranquilli, avete del tempo per arrivare in ospedale. Tutte queste cose qui. Però, se avete delle perdite di sangue, correte in ospedale. Ok, quindi, tra tutte le cose, quella che mi è successa era questa. Quindi ho detto, ok, prendiamo e corriamo in ospedale. Vabbè, siamo corsi in ospedale, erano più o meno intanto le 5-6 del mattino. Corriamo in ospedale e che succede? Mi fanno le visite, tutto a posto. No, non c'è niente, è il sacco che si è rotto, il sacco, non la membrana proprio che lo conteneva quando rompi le acque, no, proprio il sacco generico, quello che contiene tutto, che si è rotto, ma quello dice si può rompere pure un mese prima da quando partorisci. Ovviamente si era iniziato a mettere in moto qualcosa, quindi i muscoli si contraevano e contraendo si usciva del sangue. Ok, tutto a posto, guardi, torni a casa perché secondo me, insomma, si vada a riposare, si faccia dei bei sonni, perché secondo me tra un po', insomma, ci saremo. Vabbè, il 23, quindi era il 23 mattina, torno a casa, dormo, ok, e mi hanno detto sia a riposo perché appunto deve stare calma, deve stare a riposo. Allora, io devo dire la verità, in questo sbagliato, perché noi donne arriviamo sempre alla fine della gravidanza. Io, chiunque abbia sentito, arriva alla fine della gravidanza che non gliela fa più. Cioè, vorrebbe partorire, dice, cioè, basta, io non mi riesco a muovere, non riesco a dormire. Ormai l'ultimo mese di gravidanza, cioè, non riesci più a fare niente, no? Ti senti una balena che sta all'isola aspettando che sto bambino esce. Quindi io che cosa ho fatto? Col cazzo che sono stata a riposo, sbagliato invece seguire sempre quello che dicono i medici,
E non sono stata a riposo. Che cosa ho fatto? Sono andata in giro, ho fatto spesa, ho preso buste, cose così. Perché? Perché dicevo, oh, famolo uscire. Magari essere in movimento fa sì che qua si mette in moto qualcosa. Perché sapete tutte quelle leggende, fai le scale, mangia piccante, fai partire il travaglio, no? Mm-hmm, certo. E quindi ho detto, vabbè, io non me ne sto ferma così, sicuramente qualcosa succede. Se non che cosa è successo? Leonardo, che cosa è successo? Sei impazzito, è successo? No, è successo che la sera del 23, dopo cena, con mio marito, ci siamo messi a ballare. Ma veramente a ballare. C'era in televisione Albano, la trasmissione quella lì di Albano, così nella disperazione stavo vedendo quella. E ci siamo messi a ballare, a cazzeggiare così, vabbè, ballato, ci mettiamo a letto, buonanotte, spegni la luce. Cosa succede? Che appena spegniamo la luce, stonk, si sente proprio un rumore forte. Il problema è che l'ho sentito dentro di me, ma l'ha sentito pure mio marito che stava qua vicino a me. Proprio stonk, come un palloncino che scoppia. Dico, boh. Accendo la luce, guardo, dico, non c'è niente, vabbè. E mio marito fa, vabbè, no, ma si vede che è stato un rumore del bambino dentro, così. Ma io l'ho sentito proprio forte, cioè, come una cosa che rimbalzava dentro, no? E praticamente che succede? A un certo punto io mi dico, vabbè, io devo un attimo controllare. Mi alzo in piedi per andare al bagno a vedere se era successo qualcosa. Appena mi alzo in piedi, la cascata di acqua, raga, è una cosa assurda, cioè sembra veramente che ti fai la pipì incontenibile addosso, cioè una cascata di acqua assurda, un lago praticamente. Che c'è? Ti senti tirato in causa? E una cascata di acqua assurda, che cosa ho fatto? Panico, sono rimasta immobile, mio marito uguale, cioè siamo tipo sbiancati, stavamo per svenire. E abbiamo detto, ok, ci siamo, cioè stavolta ci siamo veramente. Quindi che cosa è successo? Ci siamo tranquillizzati un attimo, perché appunto quando rompi le acque non c'è tutta questa fretta. Ce l'hai comunque 2-3 ore per arrivare in ospedale, scusate. 2-3 ore per arrivare in ospedale ce le hai, quindi comunque tutto bene, noi ci siamo preparati, messo 12 assorbenti di quelli preparto, parto, cioè tutte quelle roba là, pannolini proprio, perché perdevo. Una volta arrivata in ospedale hanno visto che effettivamente il sacco era rotto, le acque le perdevo, ma non erano partite le contrazioni. Quelle da parto. Che succede? Che se rompi però le acque, se perdi le acque devi per forza essere ricoverata, perché può esserci il rischio di infezioni. Così mi hanno ricoverato, ero in stanza da sola fortunatamente, quindi diciamo io ho potuto vivere appieno nella tranquillità più totale tutto quanto, e anche con mio marito appunto vicino. E quindi praticamente mi hanno ricoverato, era notte ormai, era l'una di notte cioè tra il 23 e il 24 gennaio. Mi attaccano al monitoraggio, provano a vedere se le contrazioni partono da sole. Dopo qualche ora si accorgono che non partono, cioè io avevo dei dolori, ma non erano i dolori delle contrazioni, quelle da parto. Quindi, non essendo partite le contrazioni, alle 4 di notte dicono a mio marito di andare a casa, di riposarsi, perché l'indomani sarebbe stata una giornata molto dura, e quindi se riuscivamo a dormire entrambi. Zezè. Sì. E quindi che cosa è successo? Che siamo andati a dormire, tra virgolette. Mio marito è tornato a casa, l'ho dovuto costringere a tornare a casa. Io sono rimasta in ospedale. Quella notte è inutile dire che non ho dormito, perché comunque sai che da un momento all'altro potrai partorire.
agitazione, ansia, tantissime emozioni che si sovrapponevano e soprattutto ero da sola in ospedale a 24 anni con le grida delle altre donne che partorivano nelle altre stanze. Sì. E non è stata sicuramente un'esperienza facile quella notte lì, perché non sapevo cosa mi aspettava, ma lo sentivo, da quello che sentivo dalle altre stanze, dalle emergenze che scattavano, dalle cose. È stata una notte tosta e quello che dico sempre è che quella notte è morta la Serena di prima ed è nata un'altra Serena. Da qui un sacco di cambiamenti che poi ci sono stati successivi nella mia vita, in primis i capelli di un altro colore. Per me quella Serena è morta quella notte lì. Mattino dopo mi sono svegliata, dormito 2 ore più o meno, dai, 2 ore ho dormito. Alle 6 di mattina sono arrivate le infermiere e le ostetriche, mi hanno messo il monitoraggio e hanno visto che appunto le contrazioni non erano partite. Se non fossero partite nel giro di poche ore, perché appunto da quando si rompono le acque si hanno 24 ore, sì, 12 ore in realtà, no, 24, 12 ore di autonomia, nel senso che puoi stare con le acque rotte, con il sacco rotto, altrimenti c'è il rischio di infezioni, eccetera, eccetera. Quindi ti devono fare l'antibiotico per proteggerti da queste infezioni per qualche ora e dopodiché assolutamente stimolare il parto indotto se non è partito in modo naturale. Quindi che cosa è successo? Che a me non era partito, mi hanno fatto l'antibiotico e alle 13 arrivò il ginecologo per indurmi il parto. Mi avrebbero indotto il parto non attraverso ossitocina, ma attraverso una fettuccia imbevuta di ossitocina da inserire all'interno del sacco, diciamo toccare con questa fettuccia imbevuta di ossitocina la testa quasi del bambino per stimolare tutto quanto lì e far partire le contrazioni. Che cosa è successo? Alle 13 quindi arriva questo ginecologo, io non farò il nome dell'ospedale, ovviamente non farò il nome del ginecologo, però io mi ricordo perfettamente la faccia di quest'uomo e penso che ci sono certe cose che nella mente di una ragazza di 24 anni, delle cose così forti che rimangono tali, e penso che io non lo dimenticherò mai quest'uomo. Fu un ginecologo di una brutalità assurda. Io penso che i medici in generale debbano, cioè in generale in tutti i lavori, bisogna avere sensibilità verso il prossimo, umanità verso il prossimo, ma in particolar modo se sei un medico, perché ovviamente se sei uno spazzino e mandi a quel paese quello che ha parcheggiato la macchina in doppia fila davanti che sonetti che non puoi svuotare, certo ci vuole umanità, ma non vai a ledere con quel vaffanculo, quel vaffallovo, quel paese, non vai a ledere l'anima, la sensibilità di una persona, o almeno non così nello specifico come può fare un medico. Questo perché? Perché chiaramente un medico va ad avere a che fare con esperienze di una persona che rimarranno nella vita, no? In quel caso era il mio parto, quindi il mio parto rimarrà per sempre nella mia memoria, chiaramente, anche se tutti dicono che si dimentica. Sono passati 10 mesi, io ancora non dimenticavo niente. Comunque, vi aggiornerò poi pure su questo. Questo medico, questo ginecologo fu di una brutalità tale da arrivare e come prima cosa disse apri ste gambe ragazzi, proprio con questo accento che sto dicendo, apri ste gambe ragazzi, no ragazzina, no ragazza, don, ragazzi, come a dire dai sbrigate. Io stavo già tremando perché non sapevo quello a cui sarei andata incontro e arrivò questo e non si mise neanche i guanti, ricordo, perché
cioè si mise i guanti quelli lattici normali per le visite, quando in realtà se rompi le acque devono usare un altro tipo di guanti, appunto perché si possono prendere infezioni. Il bambino, col fatto che il sacco è rotto, cioè accesso diretto alla testa del bambino, può prendersi delle infezioni. Quindi lui fece tutto con i guanti di lattice e non con i guanti quelli specifici per quando rompi le acque. E fece tutto così velocemente, io sentii un dolore atroce, assurdo, e mi misi ovviamente a piangere. E questo disse: se non siete capaci di sopportare il dolore, non li fate i figli. Io sono sicura che se un uomo provasse il dolore, tanti dolori poi in realtà che una donna prova durante tutta il periodo della gravidanza, durante tutto il periodo del parto, durante il travaglio, durante i mesi dopo il parto, io sono sicura che la specie non sopravviverebbe se dovessero fare i figli gli uomini. Quindi, a parte ciò, primo, non sai di cosa stai parlando perché non hai mai provato il dolore di uno che con brutalità ti inserisce una fettuccia lì dentro, arrivando praticamente, tra un po' mi era arrivato in gola questa mano, e quindi assolutamente non lo sai. E seconda cosa, abbi rispetto per un corpo umano sul quale stai operando. Una volta inserita questa fettuccia di ossitocina, bisognava aspettare che facesse il suo effetto e le contrazioni partissero. Dall'una che è stata inserita la fettuccia, io alle 2, quindi un'oretta ci è voluta, alle 2 ho iniziato a sentire le prime contrazioni veramente forti. Io prima, ripeto, sentivo dei dolori, ma non avevo idea che sarei arrivata a sentire questi dolori. I dolori delle doglie del parto, delle contrazioni del parto, sono dei dolori mai sentiti prima. Altro che 100 volte il ciclo, 12 volte il ciclo, no. Dolori assurdi che io non so veramente come il mondo si sia riprodotto in 2000 anni di storia, non lo so proprio. 2000 e più in realtà, perché pure prima di Cristo facevano i figli, quindi vabbè. A parte gli scherzi, sono dolori molto forti, almeno a me, per me sono stati dolori molto forti. Chiaramente c'è chi ha una soglia del dolore più alta, più bassa, boh, non lo so. Io ho sempre avuto una soglia del dolore altissima, cioè io cascavo dalla bicicletta, mi rompevo il ginocchio, mi sono sbucciata il ginocchio 12 volte, non... mai pianto. Con il ciclo dolori forti sì, ma ho sempre fatto tutto, cioè nel senso la mia soglia del dolore io pensavo che era alta, invece no, invece in questo caso no. E sono partite le doglie, io mi ricordo questo, mi ricordo vagamente che fino alle 2, alle 14 io scrivevo messaggi, aggiornavo i parenti, amici che stavano lì fuori per sapere come andava, eccetera eccetera. Dalle 14 in poi mi ricordo che mio marito mi chiedeva, mi faceva domande, ma io non mi ricordo assolutamente niente. Ricordo a un certo punto, forse verso le 4 così, arrivò un'ostetrica che mi disse: allora facciamo una doccia calda e poi puoi fare l'epidurale. E io tipo: una doccia calda? Cioè ho iniziato a urlare, ho iniziato a dire: no, fatemi l'epidurale subito! Ero impazzita, ma perché il dolore fa veramente impazzire, raga. Io non pensavo, cioè io mi ricordo vagamente che nel corridoio urlavo, quando arrivava proprio il momento, perché la contrazione è come una cosa che sale, lo senti che sta arrivando, poi c'è l'apice di dolore e poi piano piano riscende e poi risale. Quindi praticamente io nel momento in cui sentivo che stava per arrivare mi tenevo strettissima a tutto quello che c'era. E nel momento di dolore io urlavo, raga, ma perché, cioè, era un dolore che mi arrivava al cervello, veramente non indescrivibile, un dolore indescrivibile. Se non che, ringraziando Dio, verso le 5, arrivò l'anestesista a farmi l'epidurale, appunto. Ah, fantastico anche lui, perché quando arriva l'anestesista dice: adesso devi stare immobile, tu con le contrazioni, il panico, il dolore più grande, devi stare immobile altrimenti ti paralizzi.
E tu, va bene, grazie, non vorrei essere paralizzata, però in realtà non so bene che cazzo devo fare per stare ferma, perché con sto dolore qua. Gentilissima la mia ostetrica, Alessia, che anche lei ricorderò, ma in senso positivo, mi diede il suo braccio e disse: mordi il mio braccio, non ti preoccupare, però stai ferma. Io l'ho mozzicata veramente, cioè, poverata, l'ho mozzicata veramente, e... però sono riuscita a stare immobile in questo modo, e mi hanno fatto la puntura dell'epidurale dietro la schiena. Appena ho fatto l'epidurale, ho sentito una sensazione stranissima, come un liquido freddo che si innestava, diciamo, nelle vene, non lo so, nelle vertebre poi, in effetti. E sono stata immobile per tipo 10 minuti, devi stare ferma perché si deve un attimo spandere in tutto il corpo bene, deve arrivare alla zona interessata. E mi ricordo che mi sentivo tipo addormentate le gambe, cioè dai piedi fino alla pancia mi sentivo tutto addormentato. Se non che praticamente l'epidurale ha iniziato a fare effetto, e quando è tornato in stanza mio marito, perché l'hanno fatto uscire per farmi l'epidurale, quando è tornato in stanza tipo, cioè non mi riconosceva più. Mi ricordo che in quel momento dissi una frase un po' da deficiente, però dissi: sono nel fantastico mondo dei draghi adesso, perché mi sentivo veramente una di quelle drogate che vedevano i draghi nelle nuvole. Praticamente tutto il dolore era sparito, e veramente tutto il dolore era sparito. Fantastico, l'epidurale è stata veramente la svolta, e da lì non ho più sentito dolore, anche perché l'effetto finiva dopo un'ora e mezza, ma io già dopo un'ora chiedevo un'altra dose. In totale ho fatto 4 dosi di epidurale in poche ore, sì, perché alle 6:30 ho iniziato proprio a sentire una pressione, ma non era dolorosa, era una pressione come una cosa che mi spingeva sotto. In effetti l'ostetrica mi ha visitato e ha visto che effettivamente c'era, la testa era praticamente fuori, quindi dice: qua iniziamo a spingere che ce la facciamo. Vabbè, inizio a spingere. Chiaramente con l'epidurale è un po' più difficile, perché non senti il dolore quando arriva la contrazione, quindi senti solo la pressione, devi stare molto concentrata a sentire bene questa pressione quando avviene nel modo più spinto, perché chiaramente la pressione di base si sente sempre, perché la testa sta sempre lì che spinge per uscire, però c'è un momento preciso, che è quello proprio della contrazione, che poi con l'epidurale però non senti, in cui la testa spinge di più, no? E in quel momento tu devi spingere contemporaneamente per far uscire il bambino. Con l'epidurale chiaramente questa cosa non la sentivo molto bene, però che cosa succedeva? Che non sentivo quando stava arrivando la contrazione, però sentivo la pressione. Quindi cercavo di sincronizzarmi e spingere con questa pressione qua. Se non che a un certo punto che cosa è successo? Che dopo un'ora che andavo avanti così, ma poco e niente, era uscito qualche ciuffo dei capelli, e praticamente è arrivato un altro ginecologo e ha detto: no, qui ragazzi, qua bisogna sbrigarsi, Il bambino non era in sofferenza, io avevo il monitoraggio attaccato, il cuore batteva, andava tutto bene per me, andava tutto bene per lui, però non si sa per quale motivo bisognava sbrigarsi, perché qua era un'ora che si spingeva e bisognava sbrigarsi. Quindi che cosa è successo? Che mi hanno fatto la manovra di Christeller, che è quella manovra dove si faceva tempo fa, infatti le nostre mamme, le nostre nonne gliel'hanno fatta. E praticamente in questa manovra ti spingono con un gomito facendo pressione sopra, in modo tale da spingere il bambino fuori, aiutarti mentre tu spingi. Loro spingono col gomito, con l'avambraccio e aiutano il bambino a fuoriuscire. Questa cosa, diciamo, si ripete una o due volte verso le spinte finali per facilitare appunto l'uscita del bambino. Se non che io ho subito questa manovra per 2 ore, nel senso che io ho partorito alle 20:30 e alle
7 meno un quarto, alle 19 meno un quarto, mi hanno iniziato a fare questa manovra. Quindi, e non me l'ha fatta solo una persona, me l'hanno fatta tante persone. E non mi hanno solo spinto con l'avambraccio. Siccome il bambino era grande e io ero piccola, mi saltavano sopra. E facevano forza così, saltandomi sopra. Questa è stata un'altra delle cose bruttissime che ho subito durante il parto, perché dico subito, perché in quel momento tu ti senti proprio impotente, che non puoi scegliere niente. Io dicevo basta, ce la faccio da sola, fatemi provare a fare da sola, no? Loro non ti sentono, non ti ascoltano proprio, loro devono seguire un protocollo che è quello che sanno loro. E quindi che cosa è successo? Che ho iniziato a saltarmi sopra ripetutamente e non mi sentivano proprio. Ad un certo punto, ovviamente stremata tra le spinte, il dolore, la notte prima che non avevo dormito, il panico generale che c'era in quella stanza, stavo per svenire e praticamente mi hanno cercato di, ehi dai svegliati, mi hanno dato delle botticine così, stavo proprio perdendo i sensi, cioè io non ce la facevo più, ragazzi, perché è una cosa, cioè il parto non era doloroso per me, cioè perché comunque avendo l'epidurale non mi faceva male il passaggio del bambino, ma mi sentivo completamente senza forze, perché comunque era tutto così strenuante, questi che mi saltavano sopra, io che spingevo non ce la facevo più, non respiravo, perché saltandomi sopra questi mi toglievano proprio l'aria, saltando sopra il bambino mi spingeva i polmoni, non respiravo, stavo malissimo. Quindi in tutto ciò praticamente mi stavo lacerando, quindi praticamente hanno deciso di ti stai lacerando e ti laceriamo noi, nel senso che mi hanno tagliato, però comunque si sono, cioè me l'hanno proprio detto che purtroppo sono andati per storto, quindi non volevano ma sono andati per storto, quindi comunque ho ricevuto una cicatrice abbastanza importante, storta, e con altre spinte, con altri salti sopra di me, il bambino è nato alle 20:31. Leonardo, 3 kg per 50 cm, un bambino assolutamente vivace e pazzoide già dall'inizio. E ho pianto tanto, ma ho pianto sia per quando l'ho visto me l'hanno messo sopra, ma ho pianto anche per strenua, proprio oddio ce l'ho fatta, è finita, in questo modo qua. Il bambino stava bene, addirittura l'indice di Apgar, che è quella valutazione che fanno nei primi, mi pare, 5 minuti dal parto, risultava essere 10 su 10, quindi condizioni di salute del bambino perfette, assolutamente nessuna sofferenza durante il parto, e questo appunto non spiega questo volersi sbrigare da parte delle ostetriche e dei ginecologi presenti. Sulla mia scheda del parto ho appunto il fatto che ho ricevuto un parto naturale, quando assolutamente di naturale non ci vedo niente, perché è stato indotto con fettuccia di ossitocina, spinte varie, uccisioni esterne da parte di altri, quindi dov'è la naturalità di questo parto? Non lo so. E non ci passava neanche il bambino, che sono stata tagliata in due, quindi non si spiega questa naturalità dove la vedono. Comunque viene giudicato dal mondo come parto naturale, quindi parto naturale sia. Ho avuto conseguenze, io sono stata 8 giorni in ospedale, quindi sai, dici vabbè, fai un parto naturale, la cosa positiva è 2-3 giorni e te ne vai. No, cioè quelli coi cesarei stavano lì e passavano, io invece ero lì ferma e vedevo tutte queste che partorivano 2 giorni, tornavano a casa, partorivano 2 giorni, tornavano a casa, io ero sempre là. Che cosa era successo? Mi sembra il nome esatto sia stupor vescicale, ossia il bambino era talmente grande e che non ci passava nel mio canale, diciamo da dove doveva passare, che aveva strusciato uscendo anche la parte della vescica, quindi
che era stata traumatizzata e paralizzata dalla epidurale anche che avevo fatto ripetutamente, se non che io non ho fatto pipì per 8 giorni. Non vi dico la sofferenza di cateteri vari che sono stati messi, tolti, proviamo questo, proviamo quest'altro, di qua, di là, cose varie fatte in una parte ovviamente traumatizzata, piena di punti, di sangue, di dolore. Io non riuscivo a stare seduta e questi ancora mi ficcavano il catetere e le cose. Dopo 8 giorni finalmente sono stata dimessa, perché sono riuscita a fare la pipì, la parte si è risvegliata, diciamo, sono riuscita a fare pipì e quindi sono stata dimessa. Che dire, la mia esperienza non è stata delle migliori assolutamente. Complici i personaggi, diciamo, che ho incontrato sul mio percorso, in primis il ginecologo che mi ha indotto il parto, in secundis tutti quelli che mi sono saltati addosso. Io sono alta 1,50 m, una ragazza di 24 anni, 1,50 m, piccolina, mingherlina, piccola, sicuramente non puoi fare delle manovre, delle cose che tu faresti a un donnone di 1,80 m per non lo so quanti chili. Il problema grande negli ospedali, secondo me, è il fatto che sei un corpo, puoi essere alta, magra, debole, forte, non si sa, puoi avere dei trascorsi traumatici, puoi avere dei trascorsi tranquilli, tu sei un corpo e vai trattato secondo le procedure. E secondo me è stato proprio questo il problema nel mio parto, la non umanità da parte degli altri, perché poi le procedure, le cose, quelle lì si devono fare e si fanno, però c'è, non lo so, un tocco di umanità in più, un tocco di sensibilità in più avrebbe sicuramente reso le cose migliori. Questa è stata la mia esperienza. Se vi interessa, fatemelo sapere, lasciatemi like e commenti con domande e cose. Questo bambino che non si azzitta un attimo. Questa è la mia idea, quindi, di iniziare con questo video una serie di video riguardanti maternità, riguardanti la mia esperienza, la mia vita, la mia famiglia, che in realtà è quello che sto vivendo, quindi condividere con voi consigli ed esperienze, e quindi fatemi sapere se vi può interessare. Auguro a tutte le donne incinte di avere un parto non facile, perché partorire non è facile, anche chi partorisce in 20 minuti non è facile, perché comunque c'è il travaglio prima, perché comunque ci stanno tante cose da vivere per una donna, la gravidanza, tantissime cose che non può essere facile. Mettere al mondo una vita non può essere facile, una vita che tu costruisci, crei e vivi dentro di te non può essere facile, quindi io non auguro un parto facile alle donne, perché non sarà facile. Ma a tutte quelle che devono partorire, io auguro di incontrare delle persone che vi faranno stare talmente bene durante quel momento che non importa il dolore, non importa il tempo che voi ci metterete, ma ricorderete quel momento come speciale. È questo che a me dispiace, è questo che mi distrugge, che il mio parto non lo ricordo come momento speciale, lo ricordo come una cosa brutta, bruttissima, che da cui però è nata la cosa più bella della mia vita. Quindi, in un certo senso, rimpiango il fatto di non ricordarlo come bello. Ok, qui si sta impazzendo Leonardo, quindi io vi saluto e spero di vederci presto con un altro video, se questo bambino mi permetterà di realizzarne altri. Bene, e io vi mando un abbraccio e in bocca al lupo qualsiasi cosa voi stiate facendo.